cantante, c'è il cantante quello famoso, ma c'è il cantante quello famoso. Oh, eccolo qua. E allora, il cantante famosissimo, è un cantante così famoso che ci canterà una canzone molto bella, è un cantautore, che si intitola 20. Eccola. Lei è un cantante? Sì. Ci canterà 20? Sì. Allora, con 20, Max Checkerins. Canta zitto. Canterò 20. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, quattordici, quindici, sedici, diciotto, nove, venti. Ma che canzone? Scherzate. Ma che canzone è questa? Scherzate. Ma che canzone è questa? Ho voluto scherzare. C'ho una canzone potentissima, 20. Ce l'ho. Io per l'ultima puntata, perché vi amo a tutti quanti, e ti amo anche a te, Carlo. Grazie. Ho portato una rockstar internazionale. Va bene. L'ho portata, fantastica, il cantante dei Bee Gees. Basta. È un metallare. Ok, stai zitto te, bambino. Allora, non parla italiano, parla inglese, ma traduco io per voi. Do you speak English? Yes. Bene. Where do you live? Gli ho chiesto da dove vieni. I live in Florence, e gli ho detto che sono di Firenze. Guarda là. Ping. Non lo fa. Se mi dici così. I'm gonna get down to what the sun in your rail. What? Butta giù le mani. Chiedo scusa. Ok. Sappiamo che lei è un cantante molto famoso. Accidenti. Sappiamo che ha venduto anche molti dischi. Eh sì, c'è un negozino in centro. L'ha voluta dire lui. Ma noi volevamo sapere, lei è veramente conosciuto al suo paese? Oddio, al mio paese, più che altro io sono conosciuto a casa mia. Cioè? Entro in casa mi riconoscono tutti, mio babbo mi riconosce, la mia mamma mi riconosce, il mio nonno delle volte non mi riconosce, ma lui deve essere un po' rintronato di suo, capito? Vabbè. I wanna see the girl who love a banana. Non ce la fa. Ping. Non lo fare. Di quello che ti si è detto di dire. Hai capito? Chiedo scusa. Only fear. Lascia fare, vieni qua. No. Allora, lei è un cantante molto famoso. Noi siamo tutti suoi fans. Zitto, ti spezzo. Vieni qua. Noi volevamo una curiosità, prima che lei si esibisse, volevamo sapere una curiosità, un aneddoto. Certo. Cioè che lei ci raccontasse quando lei, fra una tournée e l'altra, quando ha un po' di tempo libero, una passione, un hobby che lei ha nel tempo libero. Certo, io ho un hobby, una passione, quando ho un momento di tempo libero, praticamente da lunedì al venerdì, 8 ore al giorno, un hobby dell'imbianchino, ecco. Lo fa di hobby? Sì, ma... Lo fa di hobby? Sì, ma ci vado tutti i giorni, se no mi licenziano, capito? Ho capito. Bene, invece stasera, qui, alla bussola, per voi, cosa ci farà? Volevo fare quella parete in fondo, quella lì. Piglio la mia... No. Lei è qui per cantare. Che c'è? No. Ho uno strappo un giornale vecchio. Lascia, vieni qua. Te sei qui per cantare. Allora, in inglese... Certo. Capisci? Capisci italiano? Capisci? No, io non capisco nulla. Allora, in inglese cosa ci canterai? I will sing Stickin' Alive. Ok. Sticking Alive, I'm always never ready to send, ok. Sei caldo? Sì. Vai, ok. Vuoi la base? Sì, vai, parti con la base, ok. Non c'è base. E mi ci vuole. C'è un problema. E mi ci vuole. Non c'ho base. E mi ci vuole. Si può far senza? No, falla tu, dai, la base, dai. E non c'è base. Dai.
Dai, dai, a bocca, vai, a bocca, dai. Te la faccio a bocca. La voglia, vieni, vieni. Vai. Ok, ha detto lui. Ok, l'ha detto lui. Allora, okay. Sei caldo? Allora, okay. Come si chiama lei? Barry Gibb. Barry Gibb, stay alive. Base a bocca, vai. Balla. Canta. Ce la fa mia a farla tutta. Ivana Mendi, Massimo Ceccherini, Alessandro Pasci.